Finisce 4-1 alla fine per il Portogallo. Una partita dominata dal Portogallo, la Croazia che ha avuto 0 palle gol, che alla fine un gol forse anche immeritato. Portogallo che gioca una partita perfetta in fase offensiva con 3 pali, 3 gol, tantissime occasioni con Pepe, con Bruno Fernandes, con João Félix, con Jota. 3 gol belli, scusate, 4, vince 4-1, i primi due molto belli, il terzo forse un'indecisione di Livakovic, o come si chiama il portiere della Croazia che non avevo mai sentito nominare, e poi il 4-1 di André Silva, subentrato a João Félix. Allora, primo tempo, un Portogallo che domina per 45 minuti ogni secondo, e praticamente sempre nell'area della Croazia, nella metà campo della Croazia. 3 pali, uno con Guerreiro su un mancino bellissimo da fuori area, uno con João Félix da fuori area, uno con un colpo di testa di un ispiratissimo Diogo Jota che prende il posto di Ronaldo e che fa una partita buonissima, un palo su una bellissima torsione di testa, un gol su un bellissimo controllo a seguire su una palla, su un pallonetto alle spalle dei difensori, e un gol veramente molto bello, il primo di Cancelo, che gioca una partita di grande spinta, di tanta qualità, presenza lì davanti, si trova molto bene con Bernardo Silva, e un gol mancino che non ha il suo piede a giro veramente molto bello, dopo che aveva avuto un'altra occasione sempre nel primo tempo. Il terzo gol di João Félix su un tiro forse di decisione del portiere, perché il tiro era sì potente ma molto centrale. Il 3-1 di Petrovic su una assist geniale tra i due difensori, palla bassa filtrante di Rebic, comunque insieme a Kramaric, quello che mi è dispiaciuto di meno della Croazia. Qui, fammi vedere proprio i tiri, 26-5, un dominio. Per un Portogallo vivace, pimpante, sul pezzo, prova di forza del Portogallo che, come tutte le altre nazionalità, non giocavano insieme da 10 mesi, però questa cosa non sembrava nel Portogallo. Si trovavano spesso a memoria, tanti dialoghi tra Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, tanta qualità in questi giocatori nell'attacco del Portogallo, che comunque era senza Cristiano Ronaldo, come la Croazia era senza Modric e Rakitic. E il secondo, l'azione è veramente, no, cosa sto dicendo? Scusatemi. Comunque ho perso un attimo il filo del discorso di quello che stavo dicendo, portando sul pezzo, perché se guardiamo le altre nazionalità come la Spagna, la Germania, l'Italia, hanno giocato delle partite noiose, forse dovevano ancora prendere i ritmi che non avevano da 10 mesi, mentre il Portogallo ha sul pezzo un Portogallo pimpante, vivace, ripeto gli stessi aggettivi perché, e così sarò ripetitivo, scusatemi, però il Portogallo è una squadra che ha giocato veramente, veramente molto bene, e questa cosa nelle prime partite non si è vista. Germania ha giocato una partita noiosa, Spagna, l'Italia anche una partita noiosa. Portogallo è una squadra diversa. Portogallo che è il vincitore, ha vinto la prima Nations League, che adesso vedremo come andrà a finire anche questa Nations League. Però il Portogallo, ripeto, partita veramente, io direi, perfetta. Alla fine ha subito un gol immeritato, secondo me, però una partita perfetta per la squadra portoghese, la nazionale portoghese che veramente mi è piaciuta veramente tanto. Si sono trovati veramente molto bene lì davanti, tanta qualità lì davanti, e quindi è veramente una nazionalità tra le big, una nazionale molto tosta.